siamo nel borgo di Serrone che fra non molto compirà 1000 anni. Oggi in modo particolare si inaugura un presepe a grandezza naturale che resterà aperto fino al 6 gennaio quando ci sarà il volo con il parapendio della Befana. E un presepe davvero caratteristico, un presepe che dicono più lungo d'Italia, un presepe che è creato dallo scenografo Santi Migneco, che avrà, e intorno a questo presepe c'è tutta una serie di manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni e dal comune di Serrone. Ah, c'è da firmare qui? Censimento. Se non guardarmi male che sono già timido. Mettiamo vescovo tra parentesi, se no uno non si ricorda. Ciao. Eccellenza, allora siamo all'ennesima inaugurazione del presepe a grandezza naturale di Serrone. Ecco, forse per lei sarà l'ultima volta. Chi l'ha detto? Ah, che disgraziato, vuol mandarmi via. L'ultima volta, no? La penultima, l'anno prossimo devo esserci ancora. Che io compio 75 anni nel 17. E quindi nel 16 ci sono, a meno che mi mandiate via voi perché avete sempre qualche bella idea voi. Comunque sono contento, non è l'ennesima ma almeno la decima. Vengo sempre volentieri, qualche volta non ci vengo perché ho qualche altro problema. A Cava c'era un funerale, non riuscivo mica a passare, però ce l'ho fatta. E niente, ma però sono sempre contento di vedere questa bella manifestazione culturale che ha dentro anche molto senso religioso, no? È quello che mi interessa di più, cioè ci interessa andare anche oltre le immagini, oltre gli elementi anche culturali per arrivare al perché. Perché abbiamo paura che durante il Natale noi facciamo un sacco di spese, un sacco di regali, facilmente sono tutti regali da portare a Gesù, ma Gesù non ne vede neanche uno. Allora io dico, facciamo qualche regalo a Gesù, che non occorre mettere la mano al portafoglio, ma alla coscienza, per essere più disponibili ad aiutarci tra di noi. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Il paese, Serrone è stato un paese anticamente di balie. Le balie, sa che cosa significa? Certo, le donne che andavano che allattare i bambini, i figli di altri, ce ne sono state pure molte famose. Ecco, oggi si potrebbe ripetere, secondo lei, questo fatto? Oddio, se è per nutrire i bambini sì, ma se è per farli in affitto manco morto. Se nutro in affitto non ci sto manco morto, perché quella è una cosa. E questo qui era per aiutare le persone che non avevano la possibilità. Mia mamma ne aveva già 9, no? Ma ne avesse avuto 6 o 7 appena, prendeva qualcun altro se c'era qualche mamma in difficoltà, no? Per aiutarlo a crescere. Questo è un aiuto vero, perché c'è da aiutare le persone. Anche mi pare Papa Montini è andato da una baglia, che è di quei paesi. Di Ciociara, sì. No, non è la Ciociara? No. È la Ciociara, perché lui è venuto, Papa Montini è venuto qua 8 volte. Ah sì? Sì. Ma era in Ciociaria. Era già grandino però. No, Dio da Papa è venuto qua 8 volte. Va, è bene. Venuto ad Aquino, è venuto a Cassina, è venuto a Colleferro, per dire più vicino. Certo, qui lui è venuto veramente, e lui ci teneva moltissimo alla Ciociaria. Sapete che lui, come oggi, 50 anni fa, ha chiuso il concilio, il 7. Esatto. Domani ha fatto la chiusura della messa, ma l'ultimo discorso l'ha fatto il 7, molto bello. E Papa Francesco ha detto una cosa, dice, io non l'ho conosciuto, però ho studiato quello che lui ha fatto. Non solo, ma quando siamo andati a pranzo da lui, appena prima di fare la beatificazione, a noi lì eravamo 3 o 4 vescovi di quelli che valgono poco, eravamo bresciani, no? E ha detto, questo non so se celebrare la beatificazione con i paramenti rossi o con i paramenti bianchi. Perché? Perché l'abbiamo fatto diventare un martire. Lei quale porta aprirà domani? Io apro quella della... No, domani niente, perché noi l'apriamo il 13, perché domani guardiamo quella del Papa. Il 13 alla sera la cattedrale, cominciamo alle 4, 4 e mezzo, facciamo il nostro bel giro, poi andiamo là, apriamo, poi apriremo il 20 quella di Bellegra e quella di Genazzano. Grazie.
A voi? Sindaco, è il secondo anno da sindaco che partecipi a questa grande iniziativa per il Comune di Serrone. Ecco, qual è la vera tua impressione? Beh, è il secondo anno che abbiamo fatto questa iniziativa, ma oggi quest'anno passiamo al 19° anno, e quindi è chiaro che da 19 anni a questa parte qualcosa è cambiato, perché fummo i primi a realizzare questo tipo di iniziativa, questo presepe a grandezza naturale all'interno del centro storico. Poi man mano si è un po' allargato e alcuni comuni ci hanno un po' copiato. E quest'anno ci abbiamo cercato di dare qualcosa in più, abbiamo cercato di rimettere su delle mostre all'interno del nostro percorso, di dare un tocco di cultura anche. Abbiamo cercato di riaprire quelle piccole cantine dove poter degustare quelli che sono i prodotti tipici del nostro paese. Quindi abbiamo voluto presentare, oltre che la parte religiosa, quindi il presepio, anche un po' presentare quello che è il nostro territorio, a partire dai nostri prodotti, a partire dalla ospitalità che Serrone può offrire al turista. E quindi il presepio vuole essere un'ulteriore spinta per il turista? Io spero di sì. Tutto ciò che si fa all'interno di un paese si fa per promuovere il nostro territorio, e quindi in questo mese di attività, perché inizia oggi il 7 dicembre ma si concluderà il 6 di gennaio con l'arrivo della Befana, stiamo, oltre che mettere in mostra quello che è il presepe, stiamo cercando di valorizzare il nostro territorio. Io credo che quest'anno, oltre che purtroppo alle ristrettezze economiche che abbiamo avuto, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, credo che ci siamo riusciti. Ringrazio anche i cittadini di Serrone che tutti hanno collaborato ad abbellire il nostro territorio, dalle luminarie che sono in giro per il paese, alle varie contrade e soprattutto a sistemare quello che è il presepe, che spero che veniate a vedere in questo mese di apertura. Grazie. Grazie a voi.